Quando parliamo di colpa parliamo di un comportamento negligente e parliamo di un evento che non viene voluto. Noi ovviamente non sosteniamo il fatto che i medici abbiano ucciso Stefano, diciamo, nell'ipotesi classica dell'omicidio volontario. Noi sosteniamo che se il quadro, diciamo, del trattamento sanitario riservato a Stefano è quello che viene delineato dalla relazione del DAP ed è quello che viene delineato dalla relazione alla Commissione Marino, e se, diciamo così, facciamo riferimento al fatto che Stefano è morto per disidratazione in ragione di un deperimento fisico progressivo e talmente evidente, tanto evidente ma quanto ignorato dai medici e dai coloro che l'avevano in cura, è chiaro che nel momento in cui questo deperimento fisico, al quale solo viene ascritto al momento la causalità della morte, indipendentemente dal, diciamo così, percorse subite, dal pestaggio subito, è chiaro che, diciamo così, se è così eclatante come si dice, a questo punto, diciamo, non possono non essersi rappresentati i medici e gli operatori il rischio che Stefano morisse rimanendo in quelle condizioni di isolamento e rimanendo in quelle condizioni, diciamo così, di trattamento sanitario. Allora a questo punto, se è lecito ipotizzare la rappresentazione del rischio della morte, e se questa rappresentazione del rischio della morte non è stata accompagnata, come effettivamente non lo è stata accompagnata dall'adozione di misure diverse che ponessero fine a quella situazione di pericolo, il dolo eventuale in questo caso potrebbe essere ipotizzato, come per esempio mi viene in mente il Thyssen Group, però è una vicenda sulla quale noi dobbiamo ragionare. Io e l'avvocato Piccioni dobbiamo fare alcune valutazioni, però è chiaro che quanto sta emergendo, diciamo così, induce a una maggiore valutazione, attenzione, di quelle che sono le colpe del personale sanitario che ha avuto in cura Stefano. I documenti ci sono stati dati con enorme ritardo, questo ha costretto noi con i nostri consulenti a un tour de force terribile, ma adesso li abbiamo, insomma non abbiamo capito il motivo di questo ritardo, francamente proprio non l'abbiamo capito. Noi riteniamo che diciamo così, la Commissione Marino non autorizzi, non autorizzi, diciamo così, ad escludere per esempio l'imputabilità dell'omicidio preterintenzionale, perché fa un ragionamento da un punto di vista medico completamente diverso, ma è fuori discussione che Stefano è morto perché è stato ricoverato al Pertini in precarie condizioni di salute, e le precarie condizioni di salute sono ascrivibili al politraumatismo di cui è rimasto vittima, che, come riconosce la stessa Commissione Marina, ha prodotto la frattura di due vertebre della colonna vertebrale. Ecco.